giorno costituirono il proprio governo a governare. Noi arrivavamo a svuotare questa damigiana. Ma chi l'avrebbe detto che un Ferruccio fosse in grado di bere quanto un colonnello dei Rangers? E come faccio io a sapere se un ministro è felice di ricevere un contadino? Senti, che ministro e che contadino? Io e te siamo due compagni. Valori come il rispetto e l'amicizia valgono molto di più. E io e te lo sappiamo bene. Sei stufo! Tu pensi che io sia nato per fare l'uomo pubblico? Eh? L'uomo di Stato! Il suo eroe rinunciò alla pace per diventare la leggenda! Tu ce n'hai un amante che ha il diritto di essere esigente. Nel letto della rivoluzione non c'è posto per obesi o artritici. Lei vuole cacciare da questo luogo sacro? Ma certo che no, colonnello. No. Continua a piovere, beviamo. E poi, come arrivò al suo appuntamento con la morte? Ben detto, colonnello. Il suo appuntamento con la morte. Fin da piccolo lui la coccolò. La tenne al suo fianco, la corteggiò come pochi. Lasciami. Che succede? Questa volta l'attacco è durato parecchio. Però voglio che tu sappia che anche se fisicamente lontano da te, anche quando si mormorerà che tu hai abbandonato, in un modo o nell'altro, io starò sempre al tuo fianco e ti amerò come un fratello. Tu digli che io ho cercato di essere un uomo giusto, che lottava contro l'ingiustizia, una specie di cristiano, che lottava affinché la clandestinità uscisse fuori dalle catacombe. Digli che lottai contro la superbia, l'ingiustizia, digli pure che Dio fece. Ti dirò soltanto che il loro padre valeva più di tutte le spiegazioni e di tutte le convenzioni. Egli ha lasciato il miglior testamento del mondo. Memorie? Appunti per il futuro. C'è un futuro. C'è sempre. E non c'è vanità nello scrivere pensando al futuro. No, se lo fai per quelli che verranno dopo, per chi ti sostituirà. E poi c'è vanità in questo. O in questo. O in questo. Andiamo. Dove? Dove ci porta il destino. Ti sei fregato. Questo me l'ho già detto. Stai per morire. Nessuno muore alla vigilia. Smettila di dire idiozie. Ho ricevuto l'ordine, sto per sparare. E allora perché non lo fai? Eh? Perché credi? Fallo! Chiudi gli occhi, avanti! Spara!